Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani e oggi faremo la lettura angelica valida per 15 giorni, quindi a partire dal 5 settembre al 19 settembre 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte e faremo una lettura dividendo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi vi chiedo, durante la preghiera di protezione, di chiedere al vostro Sacro Cuore, ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo o i gruppi più giusti per voi e per il vostro massimo bene per ricevere risposta. Ok? Iniziamo con la preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, sintonizzandoci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio. Grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo col gruppo A, vediamo cosa, che carta esce. Queste sono le carte dell'Arcangelo Michele. Ok, qua sono uscite due carte. Questo è lo scopo della tua vita e questa situazione è già risolta. Ok, molto interessante. Ora andiamo a vedere il gruppo B. Gruppo B, prendi un impegno. Gruppo C, nuovi inizi. Vediamo ora le carte delle fate. Queste carte sono stampate da My Life in Italia, anche le carte delle fate. Queste, sono guarigione con le fate, va bene? Vediamo il gruppo A. Abbiamo la carta del gruppo A, migliora con la musica. Molto bello. Gruppo B, ridi. Sì, sono dei consigli per elevare le vibrazioni e le frequenze. Gruppo C, il risveglio del sé. Ok? Quindi un messaggio un pochino più, un invito a elevarsi, a innalzarsi. Vediamo il gruppo A, le carte degli angeli. Abbiamo dare e ricevere. Ok? Vediamo un po'. Gruppo B. Abbi fiducia, ok? Questo è interessante per il gruppo B. Vediamo ora il gruppo C. Eccola qui. Cuore, chakra del cuore. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica col gruppo A. Sei nella direzione giusta? Se ti stavi domandando se sei in allineamento al tuo scopo divino, se il percorso che stai intraprendendo è allineato allo scopo divino, assolutamente la risposta è sì, è questo lo scopo divino della tua anima. Se hai avuto dei problemi, hai avuto delle difficoltà, delle sfide, non ti devi preoccupare, questa situazione è già risolta, si deve solo manifestare nel piano della materia, ci vuole del tempo.
un po' lineare, va bene, è importante che ciò che già è stato creato nei mondi sottili deve manifestarsi sul piano della materia. Sei invitato, sei invitata ad ascoltare della buona musica, musica classica, musica angelica, musica che ti fa gioire, che ti fa ballare, che ti fa danzare, che ti fa muovere il corpo. Hai bisogno di riconnetterti con l'anima e la musica può essere lo strumento giusto per te. Quindi, per piacere, ascolta i consigli degli angeli. È venuto anche il momento di riequilibrare il dare e il ricevere. Va bene, può darsi che sei troppo nel dare, adesso dovresti un pochino aprirti al ricevere o viceversa. Hai ricevuto tanto, fai qualche azione nel dare in maniera pura ed incondizionata, aiutare un familiare, un parente, un amico, fare qualcosa per la società, fare qualcosa per il massimo bene supremo, va bene? Quindi equilibra queste due energie. Ricordati che l'energia del dare è maschile e l'energia del ricevere è femminile. Un altro modo di riequilibrare le energie è la frequenza del perdono, perdonare il padre e la madre, gli ex fidanzati o l'ex fidanzato, le ex fidanzate o l'ex fidanzata. Questo lavoro sul perdono ti aiuterà a riequilibrare il dare e il ricevere. Può darsi che ci siano dei blocchi nel flusso del ricevere o nel dare proprio dovuti alla mancanza di perdono, ascolta l'Arcangelo Michele e tutto andrà per il meglio, ok? Bene, iniziamo la lettura col gruppo B. Devi prenderti un impegno con l'Arcangelo Michele. È venuto il momento di metterti in contatto con lui, di pregare, di chiedere aiuto, guida e assistenza, di entrare in contatto con gli angeli, di avere fiducia che loro vogliono il tuo massimo bene. Smettila di essere così serio, così seria, di prenderti sul serio. Cerca di aprire il tuo cuore, di goderti la vita, di ridere, magari guarda dei film comici, fai delle battute divertenti senza offendere nessuno, naturalmente, usa il senso dell'umorismo, hai bisogno di elevare le tue frequenze per riconnetterti col cuore, con l'anima, abbi fiducia che gli angeli ascoltano le tue preghiere, è solo un discorso di fede e di fiducia, perché le preghiere sono ascoltate, semplicemente le tempistiche divine alle volte non corrispondono a quelle che sono le tempistiche umane. Ok? Bene, andiamo a leggere la lettura per il gruppo C: nuovi inizi, nuovi orizzonti, nuovi contratti di lavoro, nuove energie, nuove persone, nuova vita. Nuove opportunità, nuove occasioni stanno arrivando nella tua vita. Ci sono dei nuovi inizi assolutamente in tutti gli aspetti della tua vita. Apriti a ricevere, sei portato, sei portata ad elevare le tue vibrazioni e frequenze. Sei in una fase di risveglio del tuo vero sé, una fase di riconnessione a quella che è la tua anima, a quello che è il tuo scopo divino. Ascolta il tuo cuore perché devi aprirlo per ricevere l'amore di Dio, per ricevere l'amore degli angeli, per ricevere quello che meriti, perché te lo meriti, anche sul piano della materia. Apri il tuo cuore, non hai fatto niente di male, perdona, perdonati e vedrai che ti sentirai in connessione col tuo vero sé, ti sentirai in connessione con la tua anima superiore. Bene, anime meravigliose, questa lettura per questi 15 giorni si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare delle letture angeliche, di facilitare la guarigione sulle altre persone col riequilibrio energetico delle nuove frequenze di luce per portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale o spirituale, laddove è più giusto per voi e per il vostro massimo. Bene, mi occupo anche di facilitare il logos healing, una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola, che vi può aiutare a eliminare i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti e sabotanti, i traumi del passato, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno
potere. Parliamo ora di percorsi, percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce. Partirà esattamente, fatemi vedere, partirà esattamente il 3 ottobre 2022, quindi sarà un percorso dal vivo ma su Zoom, quindi 9 settimane dove praticamente ti verrà insegnato tutto sulla guarigione. Per maggiori informazioni basta cliccare il link qui sotto, va bene, ci sono tutte le informazioni disponibili. Veramente approfitta di questa occasione meravigliosa, anche perché ci sono dei regali per te che comprendono il pacchetto. Se deciderai di accedere a questo percorso di 9 settimane dal vivo su Zoom. Se invece sei una persona che ama esperienziare la guarigione con le nuove frequenze di luce, o addirittura vorresti desidereresti fare un percorso completo, sia quello di guarigione che quello di connessione al sé superiore, volevo informarti che presto ci sarà un'esperienza dal vivo in presenza e sarà un seminario di guarigione che si terrà a San Donato Milanese in provincia di Milano a partire dal 29 di ottobre, 29 e 30 ottobre, se desideri fare il seminario di 2 giorni. Se desideri fare il seminario completo di 4 giorni, sarà a partire dal 29 ottobre al 1 novembre 2022. Quindi per maggiori informazioni non esitate a contattarmi, ok? Io vi saluto, vi auguro 2 settimane meravigliose e ci sentiamo presto. Un bacione, ciao!